questo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Fra. Buongiorno. Allora, oggi parliamo di un nuovo argomento di grammatica, il congiuntivo. Chi mi sa dire quanti tempi ha il congiuntivo? Il congiuntivo ha quattro tempi: presente, passato, imperfetto e trapassato. Bravissimo. Oggi ti meriti un più. Cosa vuol dire questa cosa? Sei stato tu Giovanni? No, non sono stato io, è stato lui. Sì, sono stato io allora. Comportati bene. Perché l'hai fatto? Se no telefono ai tuoi genitori. Prova a chiamarli e finisci male. Portami il diario, subito. Maleducazioni. Dai ragazzi, dobbiamo trovare un'aula tutta tranquilla, un posto che nessuno ci possa rompere le scatole per poter provare. Ne conoscete qualcuno? Sì, ho un posto, però è chiuso, io so come aprirla. Dai ragazzi, queste cose sono illegali. Se lo sorprese ci sospende tutti. Sì, ma tu vuoi ballare o no? Sì. Allora andiamo. Andiamo. Oh raga, questa è l'aula. Cosa state facendo? Ma no, niente, abbiamo trovato un'aula per provare le prove di un ballo per andare ad MTV. Venite pure voi. Va bene, dai, veniamo anche noi. Visto? Bravo, bravo. Shakespeare visse in un'epoca di grande fioritura teatrale. A quei tempi, a Londra, i teatri erano molto numerosi. Alcuni erano pubblici. Shh. Ma cos'è questa musica? Da dove arriva? Ma che succede qua dentro? Ma che è successo? Che ti hai fatto male? Ma oh, qui ci vuole un'ambulanza. Avete saputo cosa è successo ad Alex? Cosa? Si è rotto la caviglia. Per colpa di quella cretina della prof che, perché quando è entrata, lui si è spaventato e si è rotto la caviglia. Adesso non potrà più fare i casting per MTV. Ora non potrà neanche più ballare. Lui ci teneva così tanto a fare i casting. Buongiorno ragazzi. Manca qualcuno? Hai pure il coraggio di chiedere chi manca? Dai, non esagerare. Per colpa tua Alex si è fatto male. Tira giù i piedi dal banco. No. Subito. No. Portami il diario. E bravo, ti sei fregato da solo. Perché l'hai fatto? Questa nuova sospensione ti potrà costare la bocciatura. Non me ne frega niente. Come non ti interessa? Io ti conosco, sei un bravo ragazzo. È più forte di me, quando si parla di regole vado fuori di testa. Anche a me non piacciono le regole, eppure quando saremo grandi e avremo dei figli, ci dovremo comportare anche noi così. Io non voglio avere figli. Come mai? Perché? Sono così belli. Alcuni genitori picchiano i loro figli. Perché i tuoi genitori? Sì, mi picchiano, però stai zitto. Allora, sono davvero preoccupato per quella classe.
Non so più come gestire le cose. Tutti i giorni le stesse cose. È diventata già una moda di rovinare le mie lezioni. Sono tremendi. Non ho proprio idea di quel che si può fare. Mi sembra che ormai le abbiamo provate tutte. Dobbiamo trovare nuove strategie per coinvolgere maggiormente i ragazzi. Se organizzassimo un laboratorio, come abbiamo fatto qualche anno, funzionava abbastanza con classi così complesse. Ho il timore che non basterebbe. Sì, un laboratorio sarebbe una buona idea, però forse una gita potrebbe essere magari meglio. Sì. Magari coinvolge di più i ragazzi. Una gita sarebbe meglio, così loro si divertono un po', se... Vado subito dal preside. Sì, possiamo proporla, possiamo proporre la gita. Possiamo cercare che sia una gita, sì, non troppo culturale, ma che li coinvolga, li diverta. Più così amichevole, sì, più... Sì, da star tutti insieme e creare un clima magari un po' più favorevole, perché altrimenti... Sì, dai, prova a fare la domanda al preside, vediamo come va. Vado subito. Oh, eccoci qua, ragazzi. Allora, facciamo l'appello velocemente. Bigiu, Dimitrov, Miklius, Tambusco, Aliaki, Apicella, Guei, Muligada, Kushawi, Kuzic. Tutto bene? Sì, sì, bene. Tutto bene. E la prof dov'è? Prof di italiano. Prof, l'avete vista? Dove la prof? Non c'è. No, non l'avete vista la prof? No. È rimasta giù, prof. Come è rimasta giù? Forse è rimasta giù. Dov'è? Dopo? Cioè, ragazzi, qui il treno parte tra 2 minuti, non possiamo andare via senza la prof. Dai, quindi tutti giù, prendiamo l'altro. La gita in questo momento è annullata. Mi raccomando, dai, veloci. È annullata in questo momento. Ma magari da qualche altra parte. Non lo so, non riesco a contattarla in questo momento. Parte tra pochi minuti, dai, veloci. Chi vuole? Veloci. Il treno regionale per Roma 28:39. Buongiorno ragazzi, io sono la supplente della vostra insegnante d'italiano. Per quanto rimarrà con noi? Beh, ancora non si sa con esattezza perché, sapete, è accaduto un fatto molto increscioso. Beh sì, certo, lo sappiamo benissimo, la nostra prof di italiano è scomparsa. Sì, effettivamente sì. Lei non ha paura di stare in una classe dove le prof scompaiono? No, ti prego, non ricominciare. È meglio se facciamo lezione. Allora, facciamo letteratura. Avete mai sentito parlare di Dante Alighieri? Allora, Dante Alighieri scrisse un'opera intitolata La Divina Commedia. La Divina Commedia è suddivisa in 3 canti. L'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Dai, io ti lascio qua con lei che mi vado a pigliare un cappuccino. Vai. Dai. Grazie. Cos'hai? Non stai bene? Tu come stai? Ah sì, tutto bene, dai. I professori parlano di Roby, pensano che sia stato lui. A me dispiace per la prof di italiano, ma incolpano sempre solo Roby, a me non mi sembra giusto. Mi dispiace tantissimo per tutti e due. Mi dispiace tanto. Hai sentito? Incolpano Roby. Sì, è vero che è colpa sua. Non è colpa sua, io lo conosco, è un bravo ragazzo. Perché litiga sempre con la prof. Povero Roby. Ciao Laura! Ciao! Cosa fai? Sto studiando.
Sempre lì a studiare. Meno io. Guarda un po' sta frase. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Io non ho già sentito questa frase. Aspetta un attimo che la cerchiamo. Cos'è questa roba? È la Divina Commedia. E quest'altra? Quest'altra frase cos'è? Ingrandisci un attimo. Io l'ho già vista. Dove l'hai vista? Tanto non ti slego. Moriti questo è altro quello che mi hai fatto. Diventare un ballerino è subito la mia vita. Tu hai rovinato tutto. Le tue verifiche, le tue interrogazioni, i tuoi compiti. Non avevo neanche il tempo di esercitarmi. E i miei genitori che mi stavano addosso. Volevano vedersi perfettamente la tua materia. Però sai, mi sono divertito a lasciare indizi in giro. Ai miei compagni, vuoi proprio vedere chi ci arriva per primo? Sono proprio curioso. Smetti di lamentare. Smettila! Alex, sei impazzito! Cosa fai? Tu cosa ci fai qui? Un ignorante come te? Cosa ne sai della Divina Commedia? Slegala subito! Che cosa vuoi? Tu sei scemo! Fatti gli affari tuoi! Laura, meno male che sei arrivata tu. Dai, sleghiamo la prova.
E finalmente siamo riusciti a farci una bella gita. Eh già, hai visto Roby che si diverte col figlio della prof? Eh sì, ha fatto amicizia. Adesso magari riesce a passare l'anno finalmente. Speriamo, dai. Sì. Come stai, prof? Per adesso... La macchina forte? È meglio. Te la sei vista brutta, eh? Un brutto momento è stato, chi l'avrebbe detto, però sto meglio adesso. Abbiamo... E invece che bella sorpresa da parte dell'altro ragazzo, di Roby, eh? Sì. Che lui si è rivelato completamente diverso, sì, da quello che tutti pensavano. Sì, sono molto commossa di questa cosa, è così la vita. Giorno che sei nato, mi hai venduto l'odio a caro prezzo e a caro prezzo l'ho pagato. E ancora mi chiedo perché, sei fortunato se hai incontrato uno che non conosce l'odio come me. Eri rimasto solo, mi ricordo, ti ho visto sotto, dannato che sono, ti ho fatto entrare nel mio mondo. Hai fatto tutto per distruggerlo, non più un amico nulla. Piangevo ed ogni giorno mi sembrava l'ultimo. Mi mangia non sapere niente, hai trasmesso l'odio a quelli che chiamavo amici. Ora le luci sono spente, sono rimasto solo e ora solo ti guardo con gli occhi a deboli stenti di un cane bastardo. Non ci credo, non c'è un animo più gelido. Forse l'invidia ti ha portato a questo, ma questo io non lo merito. E ora che ho perso il mio respiro, hai schiacciato il mio cuore con questa rabbia che purtroppo non ho mai capito.